Ciao a tutti ragazzi, nel video di oggi vedremo un'altra sequenza di esercizi a corpo libero sulla mobilità articolare. Oggi però cercherò di andare leggermente più veloce nel fare questi esercizi, chiaramente voi andate alla vostra velocità e soprattutto cercate di mantenere una buona apertura sulle articolazioni delle anche e delle spalle durante la pratica di questi esercizi. Come sempre, mettete un like a questo video e scrivetemi nei commenti qui in basso. Ok, partiamo da questa posizione a terra, quindi posizione di quadrupedia, esercizio mucca gatto, quindi inspiro, inarco la schiena bene in avanti, inspiro, curare bene la respirazione. Estendere bene le braccia e la schiena verso l'alto e poi la inarco e alzo la testa in avanti, qua. Inspiro, porto l'ombelico all'interno, butto fuori l'aria e alzo la testa, sguardo avanti e inarco bene la schiena. Questo. Poi cambio, porto le mani più avanti e faccio questo movimento. Vado indietro, portando i glutei a quasi a contatto con i talloni, piego la schiena e vengo in avanti e poi ritorno indietro. Anche qui curo la respirazione, quindi inspiro, butto fuori l'aria, vado indietro bene, inspiro, inspiro. Cercando di tenere le braccia sempre il più tese possibile, questo. Anche qui cercate di essere morbidi col movimento, non rigidi, soprattutto con la schiena, qua. Poi giù a terra. Ok, sono steso a terra, questa posizione, porto il ginocchio destro all'indietro cercando di appoggiare la pianta del piede a terra e poi cambio col sinistro, questo, 2, 3, 4, 5, 6, adesso cambio e stendo le braccia verso l'alto mentre ruoto qua, inspiro, butto fuori l'aria quando spingo verso l'alto e cercando di appoggiare la pianta del piede a terra, poi torno al centro di nuovo. Mani in larghezza spalle e stendo verso l'alto, cobra, questo. Inspiro. 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 Adesso cambio, porto leggermente le mani avanti. Questo. Anche qui faccio 2-3 ripetizioni. Porto le mani ancora più avanti e faccio lo stesso movimento di spinta verso l'alto con lo sguardo in alto. Inspiro. Cambio, mani ancora un po' più avanti, di nuovo. E vengo su. Di nuovo riporto le mani indietro. Cerco di estendere bene le braccia in alto qua. Poi giù a terra, punto i piedi, cane a testa in giù. Questo. Ok, qua. Spingo bene indietro, faccio delle piccole oscillazioni
da un lato e dall'altro, cercando di tenere le gambe tese, però se non ci riuscite anche leggermente flesse vanno benissimo. Questo cane a testa in giù e oscillo e spingo bene indietro e lascio andare la testa in basso qua, poi cambio, andiamo giù a terra stesi, ok, questa posizione, alzo le ginocchia, cerco di tenerle più vicino possibile tra di loro e mi abbasso lateralmente, braccia in fuori, questo, inspiro al centro, inspiro, vado giù, inspiro, vado giù, ginocchia il più possibile vicine tra di loro, quindi non devo fare questo, ok, no, attaccate e vado giù e con lo sguardo guardo dalla parte opposta di dove vanno le gambe a terra, quindi se le gambe vanno a destra con la testa guardo a sinistra, se le gambe vanno a sinistra con la testa guardo a destra qua, ok, anche questo 5-6 volte, poi cambio, porto il piede sinistro sul ginocchio destro e vado giù di lato, sempre sguardo dalla parte opposta e poi cambio con l'altra gamba e sguardo dalla parte opposta, quando mi abbasso cerco di portare la pianta del piede a contatto col terreno, questo, cercate di farlo un po' più dinamico il movimento, quindi leggermente più veloce, ma fatto bene, e stop. Poi vengo su, posizione centrale, qui, piedi, larghezza spalle, spalle all'indietro, schiena il più tesa possibile, quindi non devo piegare la schiena in questo modo, qui, inizio a fare delle piccole oscillazioni, da una parte e dall'altra, poi per i principianti l'esercizio è questo, con le mani appoggiate, ruoto, appoggio il ginocchio, e ruoto il bacino di lato, se invece ce la fai puoi fare direttamente questo, o se no con le mani mi aiuto senza portare le spalle troppo avanti, spalle sempre indietro e con le mani mi aiuto nel movimento, questo. E ruoto e cerco di appoggiare appunto il ginocchio a terra e ruoto di lato qua, poi cambio adesso questo, estendo e vengo qua, riporto il ginocchio al centro, quindi appoggio a terra l'altro ginocchio, estendo la gamba dietro e vengo su di lato, quindi in maniera un po' più dinamica diventa questo. E estendo la gamba e vengo su anche col bacino lateralmente qua, questo, e mi apro, poi cambio di nuovo al centro, porto le mani avanti, appoggio i ginocchi, le ginocchia a terra e mi apro qui a livello delle anche, quindi mi appoggio con i gomiti a terra e faccio queste piccole oscillazioni avanti e indietro in questo modo, questo, la schiena cerco di tenerla il più piatta possibile, quindi non devo fare questo, ok, qua, e oscillo avanti e indietro. E mi apro bene con le anche qua. Poi unisco le ginocchia. Qui porto una mano dietro, poi quell'altra. Inspiro
espiro e mi apro bene. Qua. Inspiro in basso. Qua. Ultimo esercizio, gambe tese, inspiro e mi abbasso piano piano, cercando di spingere prima in avanti col bacino e poi vado giù con la schiena, non devo fare subito questo. Qua dritto e vado giù. Mani alle caviglie o alle punte delle piedi, se ce la fate. Qua, e vado giù in basso, schiena dritta. Inspiro. Lascio piano piano e stop. E anche questo l'abbiamo finito.